Una curiosità. La recitazione può sopperire a un'antipatia tra attori? È proprio una curiosità, cioè mi chiedo se la magia del Assolutamente teatro, sì. cioè un'antipatia personale che poi sul palcoscenico si riesce a superare e si trasporta poi nella vita privata, cioè mi incuriosisce questo aspetto umano. No, assolutamente sì, che siamo dei professionisti, quindi da premettere tu fai una compagnia e a meno che la compagnia non è tua, vieni chiamato e ti puoi trovare in compagnia persone con cui non hai proprio nessuna idea di fondo, diciamo, simile, per cui diventa complicata la tournée, complicata la gestione umana, però poi sei un professionista perché vai in scena e fai comunque lo spettacolo. È chiaro che quando poi c'è una vicinanza a livello proprio intellettivo, a livello di sentimenti, è chiaro che viene fuori anche quello, nel senso che comunque c'è un'energia diversa, però è normale che gli attori tranquillamente possono recitare con persone con cui non hanno nulla a che fare, oppure ci sono registi che si divertono invece a giocare, a distruggere l'attore perché poi deve cacciare fuori altre cose. Sono tutti percorsi che l'attore fa perché chiaramente di connessione fa quello e quindi è pronto, diciamo, a qualsiasi cosa, però la tournée è complicata perché tu hai i viaggi, la stanchezza, il cambio di alberghi, le distanze, c'è cioè tanta roba, quindi se non stai poi bene insieme diventa veramente difficile, perché poi siamo noi cinque, ma poi abbiamo un'altra parte di famiglia che sono i tecnici, insomma. Noi cinque in una macchina sola. Io devo dire che nelle accademie del Centro di Cinematografia si fa molta attenzione, ho seguito 5 livelli dell'accademia nostra, si fa molta attenzione alla mappa, ma perché poi viene fuori anche in scena, nel senso che quello che ci dicono, siamo tutti i posti dove siamo stati, è che si vede fuori che siamo un gruppo forte. Quindi è vero che i professionisti vanno in scena anche se si odiano, però secondo me l'incidenza sullo spettacolo si vede se poi si va d'accordo veramente o se no. Uno non capisce che c'è antipatia, ma vede uno spettacolo che secondo me non riesce a catturare come può catturare uno spettacolo fatto da una squadra, come il calcio. Come tutte le cose hai bisogno comunque poi delle chicche, diciamo, che funzionano. Quanto viene fuori l'improvvisazione? No, abbiamo degli spazi, ma soprattutto durante le prove ci siamo divertiti con Ivan. Io ho ancora un modo di andare in scena antico, per cui io ho bisogno del suggeritore, non la posso imparare più perché ho bisogno del suggeritore e quindi metto in bocca le parole, cambio e in prova capitava di improvvisare e quindi poi Ivan ha avuto sempre l'intelligenza di rilanciare di quello spazio di improvvisazione, quindi c'è tanto divertimento, quindi c'è un po' di improvvisazione. Ma voi non avete idea il padre, che uomo era, guarda, è una cosa incredibile, io non ho trovato mai nessuno a Napoli che fosse più affettuoso di lui, cioè nel senso proprio della passione, la passionalità. Un applauso, un applauso.